Un saluto a tutti al vostro Tony. Nel video di oggi vi voglio parlare di crisi dei videogiochi. Voi direte, non c'è una crisi del mercato dei videogiochi, effettivamente è vero, però io parlo del mio punto di vista personale, perché ultimamente non so veramente a cosa giocare. Ho anche la possibilità di scaricarmi qualche gioco su PC, così poi se mi piace, se c'è anche su PlayStation, vado poi a fare l'acquisto sul PlayStation Store. Non è purtroppo questo il caso di Carrick Street, che è uno dei migliori giochi arcade che ho provato, però non c'è un gioco che arriva a coinvolgermi, non c'è nessun gioco che mi porti a dire, come è successo per titoli in passato: ci gioco domani, non vedo l'ora di domani per giocare, per fare un'altra partita, o da non riuscire a smettere di giocare. L'ultimo titolo che mi ha veramente preso in maniera particolare è stato l'ultimo gioco che ho giocato e ho finito, ho fatto proprio una tirata tutto d'un fiato fino alla fine, è stato Cyberpunk 2077. E devo dire che è un gioco molto ben fatto, è un open world molto dettagliato, con una bella storia. Ve ne ho già parlato comunque anche su un video l'anno scorso. Fatto bene, e in alcune missioni sembra proprio di essere all'interno di un film. Però anche in questo caso parliamo di un gioco che è uscito acerbo, e poi quella patch, se non mi ricordo, era stata la 2.01, ha subito una trasformazione che lo ha reso il capolavoro che è. Però uno dei motivi che mi porta a non giocare molti titoli è proprio questo, ragazzi: si punta forse un po' troppo sugli aggiornamenti, e qui tiro in ballo anche Gran Turismo 7. Vengono mandati fuori dei giochi che sono assolutamente acerbi, non sono, secondo me, dei prodotti pronti al lancio, ma vengono lanciati lo stesso. E sinceramente, a me, di fronte a un gioco pieno di bug, o comunque che si vede che ancora bisogna fare del lavoro, mi viene, cioè, sono restio a continuare a giocare. Questo è il caso, ad esempio, parlando del mondo sempre dei motori delle corse di Test Drive Unlimited Solar Crown, che ho provato e sinceramente dal punto di vista della grafica non mi ha colpito. Dal punto di vista della fisica, devo dire che comunque sì, è fatto anche benino per essere un gioco arcade, sicuramente molto meglio di un Need for Speed. Però mi sono ritrovato di fronte dei bug, e andando ad approfondire poi anche online, proprio anche qui su YouTube, trovo video sopra video sopra video di bug, di glitch, gente che ha comprato la versione anche più costosa per avere l'accesso anticipato e non riusciva neanche a connettersi online. E quindi qui ho detto tutto: problemi di connessione ai server con un gioco che hai appena comprato per 90 euro per averlo anticipatamente. Quindi delle volte ho delle impressioni che questi titoli che vengono lanciati ultimamente non vengono neanche provati dagli sviluppatori. Ed è il caso di Star Wars Outlaw. Non ho avuto la maniera di provarlo, ma qui ovviamente siamo fuori dal mondo delle corse, ma è più un titolo di avventura. Ero stato molto tentato di andare a comprarlo, però allo stesso tempo sono stato anche attirato da questa caterva di video qui su YouTube, che fanno vedere dei bug che sono veramente assurdi. Il personaggio che finisce sottoterra, o che si glitcha, o che si blocca, un'intelligenza artificiale che è veramente a livello di titoli di 15 anni fa. Anzi, potrei comunque fare una lista di titoli di una decina di anni fa che erano fatti molto meglio di Outlaw. E questo, secondo me, è una grande delusione per me da parte di Ubisoft, che, giusto per citarne alcuni, anche Far Cry, sinceramente, l'ultimo che mi è piaciuto veramente tanto è stato Far Cry 4. Uno dei migliori, secondo me, resta Far Cry 3, che era quello sull'isola. Poi non dico un copia e incolla, ma quasi, nel senso che non c'è stata
con i successori, con Far Cry 5, New Dawn, comunque con tutti i titoli che sono venuti fuori dopo, non ho visto una grande rivoluzione e non mi hanno portato a giocarci. Dopo un po' mi sono rotto le balle. Lo stesso è successo con un'altra serie con cui gioco da veramente da tanto tempo, che è Assassin's Creed. L'ultimo che ho giocato dall'inizio alla fine, tutto d'un fiato, è stato Origins, e poi i successivi, sinceramente, sono stati un po' sotto le aspettative. Li ho trovati molto simili a Origins, e quindi che dire, anche questa è una serie che ho giocato fin dai primi titoli. Personalmente, passando a Odyssey, passando a Valhalla, non ho trovato questo grande upgrade che mi abbia portato, insomma, a giocare e quindi a prendermi come dovrebbe fare un gioco, come facevano i primi Assassin's Creed. Parlando del gioco di corse, l'ultimo Need for Speed, parliamo di corse arcade, l'ultimo Need for Speed che ho giocato è stato Need for Speed 2015, quello l'ho giocato fino alla fine. Poi sono usciti i vari Payback, Hit, Unbound, tutti giocati e lasciati lì dopo qualche ora perché mi hanno stancato, sempre la stessa minestra riscaldata a mio avviso. E poi c'è un altro problema che, parlando di titoli a cui mi sono perso veramente ore su ore su ore, tra questi ci sono dei titoli calcistici come Pro Evolution Soccer, che è diventato eFootball e che ormai ho scaricato e cancellato 3-4 volte. Adesso si è aggiornato con la versione 4.0, se non mi ricordo di preciso. Sta di fatto che in passato molto tempo lo passavo a creare le squadre, a farmi la master, quindi nell'editor, nella modalità carriere, che adesso, cose che adesso non ci sono più, e quindi ovviamente non sono più portato neanche a giocare a titoli calcistici. E FIFA, sinceramente, il gioco delle foche monache che fanno i numeri in mezzo al campo, non mi va neanche di provarlo. Poi, passando a titoli non calcistici, ho perso veramente un sacco di tempo su The Elder Scrolls Skyrim. È uscito nel 2011 e penso di averci giocato e rigiocato per anni in tutte le salse. E qui torniamo a un altro problema, ai titoli che uscivano ogni tot anni, quindi c'era una certa continuità nell'uscita di nuovi capitoli. Qui vediamo ad esempio Skyrim, Morrowind, che era il terzo Elder Scrolls, era del 2002. 4 anni dopo è uscito Oblivion, 5 anni dopo è uscito Skyrim. Ora parlano forse di The Elder Scrolls 6 per il 2026. Ragazzi, dal 2011 al 2026 sono 15 anni, quindi forse stiamo esagerando un po'. Lo stesso succede per The Witcher, un altro gioco che ho giocato e rigiocato. L'ho anche riscaricato in versione con upgrade grafico, quindi in versione rimasterizzata, però ovviamente a livello tecnico è un gioco del 2003, del 2015, e quindi sente il peso degli anni. Però anche qui avevamo The Witcher nel 2007, poi nel 2011 è uscito The Witcher 2, nel 2015, 4 anni di distanza, The Witcher 3. Siamo nel 2024, non si parla di The Witcher 4 nemmeno, per quanto mi risulti, per il 2025, quindi anche qui passeranno più di 10 anni prima di vedere un nuovo capitolo. Poi l'esempio più eclatante, perché i Grand Theft Auto li ho giocati praticamente tutti, questo è sicuramente l'esempio più eclatante. Nel 2001 uscì Grand Theft Auto 3, che fu il mio primo grande amore, chiamiamolo, per la serie. 2002, un anno di distanza, un anno per sformare un capolavoro che è Grand Theft Auto Vice City, 2 anni per sfornare un altro capolavoro che è Grand Theft Auto San Andreas. Poi c'è stato il passaggio generazionale, ma qui, ragazzi, abbiamo una console e tre grandi titoli. Salto generazionale con la PlayStation 3 e Grand Theft Auto 4 nel 2008, quindi 4 anni mi hanno sfornato Grand Theft Auto 4, e ci sta. Poi è passato un po' di più, perché parliamo di 5 anni. Nel 2013 è uscito Grand Theft Auto 5 per PlayStation 3. Ora siamo nel 2024, quindi sono passati 11 anni e non abbiamo ancora visto un Grand Theft Auto 6. Parlano del prossimo anno, forse fine del prossimo anno,
se non inizio del 2026, quindi fanno passati 12-13 anni per vedere un nuovo Grand Theft Auto. Quindi ragazzoli, sinceramente mi è stata anche mossa una critica tempo fa perché un utente mi ha detto: ma Tony, ma cioè, il titolo deve essere perfetto, ma stiamo parlando di una tecnologia molto avanzata, quindi deve essere lavoro perfetto. Io non la penso così, cioè in parte sono d'accordo, una PlayStation 5 non possiamo fare un paragone con una PlayStation 2. Però così tanti anni è veramente una cosa assurda, ragazzi. E secondo me, io ve lo dico onestamente, poi voi ditemi pure la vostra nei commenti, in 6 anni possono tranquillamente, perché sono tantissimi 6 anni, possono tranquillamente far sfornare un nuovo titolo. Il problema è che la gente continua a sciopare, continua a far fare un sacco di soldi a Rockstar con Grand Theft Auto Online, e quindi per loro non ha senso andare a spendere un sacco di energie per velocizzare l'uscita di Grand Theft Auto 6. Questa è la realtà. Quindi, ragazzuoli, mancando ormai da molti anni, oltre 10 anni, tre dei grandi titoli a cui ho giocato per una grossa fetta della mia esistenza, ultimamente sono poco portato, sinceramente, a giocare alla PlayStation, se non Gran Turismo 7 con il VR, e non riesco a trovare neanche qualche titolo che mi porti a dire: cazzo, non riesco a mettere di giocarci. Se voi avete qualche consiglio da darmi, vi dico che attualmente, per assurdo, ho comprato un gioco per mia figlia che si chiama The Legend of Zelda, che sicuramente tutti conoscerete, o comunque buona parte di voi conosceranno, sulla Nintendo Switch, e mi ha preso molto più quello che gli ultimi titoli PlayStation che sono usciti in questi anni. Quindi ve l'ho detto a tutte. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, datemi anche il consiglio se avete giocato un gioco di quelli che non mi ha fatto staccare dallo schermo. Se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti PlayStation in generale, ma anche in particolare Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like per supportare il canale. Come vi ho detto, fatemi sapere pure nella vostra nei commenti, appena riesco vi rispondo. Noi intanto ci vediamo nel prossimo video e mando un super salutone. Ciao ciao da Tony89.